Filippo, Filippo, stacca un attimo. Allora, mi hai fatto chiudere il telefono ad una bella donna, okay? Ma sembra, cioè, fare il sindaco ti fa camminare un po' più accelerato? Sì, sì, abbastanza, abbastanza. Ma per quanto tempo lo farai? Cioè, dicono che sei incompatibile, cioè cammino per strada, cioè, ma mi rodo incompatibile. Dico, ma sai, allora, dunque io ho fatto, ai sensi del decreto legislativo 39 del 2013, ho prodotto una dichiarazione che mi era chiesta. Mi ha chiesto il segretario comunale, l'ex segretario, la dottoressa Ferro. Io ho motivato le mie affermazioni. Tra l'altro ho concluso dicendo che qualora dovesse venirmi notificata l'eventuale incompatibilità, io sono assolutamente deciso ad optare per la sindacatura e quindi non avrò remore ad eliminare l'eventuale incarico di dirigenza, che voglio specificare. Nella fattispecie è incarico di dirigenza di unità operativa semplice, cioè significa senza budget, praticamente un mio pari grado. Scusa, io volevo che tu ti dimettevi così andavamo di nuovo alle elezioni. E purtroppo dovrete aspettare. Tutti quelli che vogliamo, ti vogliamo tagliare altri la testa, anni, altri 5 anni. Quindi ci possiamo mettere il cuore in pace. Penso di sì. Senti, allora, visto che sono 5 anni davanti, i primi 3 mesi da sindaco, come fu? Cioè, è una città difficile. È difficile. Tutti quelli che sono candidati. È una città difficile, è il momento difficile, perché praticamente ci sono emergenze in continuazione. Cioè si lavora sempre su emergenze, non hai difficoltà a programmare, cioè tutto quello che devi programmare diventa complicato perché deve avere una sua appunto catalogazione, dei tempi, qui invece devi lottare contro il tempo sempre. Dopo con questi consiglieri comunali che dopo 2 mesi cambiano idea, come funziona? Cioè, ritornano sui ritorno, ma come funziona questa storia? Cioè tu non hai problemi di numeri, perché tanto se qualcuno esce qualcuno entra. Senza dico dubbio. Però come è possibile che all'improvviso dopo 2 mesi si cambia? Mi auguro che il Consiglio Comunale dimostri maturità, perché anche se giovane, sinceramente ho valutato che in effetti c'è la farina nel sacco di ognuno di loro. Probabilmente saranno stati magari indirizzati male verso scelte. Secondo me la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi, mai un proverbio così saggio può essere preso in considerazione. Senti, ma 4 assessori sono pochi. Questo è vero, è verissimo. Io devo dire che 4 assessorati e quindi 4 deleghe assessoriali sono micidiali, perché il sindaco deve necessariamente assumersi altre deleghe e quindi è brutto. Questo sì, questa è una cosa vera che non consente di lavorare serenamente, perché devi dedicarti, nel caso mio per esempio, allo sport, turismo, spettacolo, cultura, al personale, e devi programmare con tutte le altre. Il sindaco deve fare tantissime cose, mettici anche le deleghe, però ce la stiamo facendo, devo dire che abbiamo voglia di lavorare. Adesso avremo l'ottobrata, tra l'altro, ecco, quindi sveglieremo un po' questa aria che si stava un po' intorpidendo. Stiamo pulendo il cimitero, qualcuno ci critica dicendo che è soltanto periodo dei morti e quindi in concomitanza del periodo dei defunti, della ricorrenza dei defunti, stiamo lavorando per il cimitero. Non è vero, perché ecco, questa è una cosa che aveva programmato l'ex assessore Bascetta, ma che i cui frutti stiamo vedendo. Beh, ma tu l'hai buttato fuori? No, non l'ho buttato fuori, se n'è andato lui. Mi ha mandato una lettera improvvisamente dicendomi che per motivi personali se ne andava. Poi ho scoperto nei giorni che invece non erano motivi personali, ma me l'avesse mai almeno una volta notificato verbalmente. Ora sento che lo dice invece dalla allora macchina. Lui veniva per le strade col megafono, ora vedo di fargli un'intervista anche a lui. Boh, vediamo il motivo per cui si è dimesso. Non si è mai lamentato con me, sai, è come quando ci si separa e improvvisamente la moglie ti fa arrivare la notifica da parte dell'avvocato della separazione. Sei sposato con Bascetta tu? No. Va bene, ciao, a presto. Allora non ti dimentichi. No, purtroppo dovrei sopportarmi, dovrete sopportarmi. Ciao. Arrivederci.